ringrazio tutti voi che siete qui e vi invito a seguire i nostri programmi di Permitonlus. Noi portiamo la musica nei quartieri lontano dal centro della città per far capire che la musica classica può essere un grandissimo strumento di integrazione e di crescita culturale. Carlo Maria Martini era un segno di attenzione ai poveri, poi nel corso di questi 15 anni le emergenze sono diventate tante, però una casa dove vivono ogni giorno 140 persone. Il cardinale sarebbe felicissimo perché lui voleva che la casa in qualche modo si occupasse di bellezza, soprattutto perché la città ha bisogno di valorizzare la positività. Vero di coesione sociale e la bellezza è la grande arma di prevenzione e di promozione. Quindi il fatto di ospitare qui un percorso con Carlo Di Mito per noi è un dono, un grande regalo. Grazie.